è il giocatore più sleale del campionato di Serie A. Barella è il giocatore che si mette a tu per tu con l'arbitro e inizia a dirgliene tante, tanto l'arbitro non lo ammonirà mai. Barella è quel giocatore che ad ogni contatto si butta a terra, si rotola fino a quando non attira l'attenzione del VAR e si ruba il rigore. Chi le dice queste cose? Le persone tristi, no? Le persone tristi. Però ora lasciamo perdere gli juventini, perché ormai non hanno più voce in capitolo. Cioè, nel senso, lo juventino con il gioco che ha la sua squadra si deve stare zitto e basta. E i milanisti sono quelli che se la prendono con Barella. Per loro Barella è la persona più sleale della Serie A, il calciatore, no? Più sleale della Serie A. Ma loro non parlano del loro Theo Hernandez. Voi no? Almeno quelli che, diciamo, di voi mi seguono. Sapete, io tifo Lecce. Tifo Lecce e poi sono uno che segue molto l'Inter e il Bologna. E sono le due squadre che hanno fatto vedere il calcio, che hanno fatto divertire le persone che guardano le partite e che, diciamo, nessuno, no, può dire niente a questa squadra, nessuno, tranne chi subisce queste cose qua. Allora, il Milan c'ha un giocatore in rosa che, per carità, è fortissimo, è uno dei migliori terzini esistenti. Guardate il video fino alla fine perché parliamo di un po' di cose. Diciamo, mi sfogo un poco, mi lascio andare. Allora, Barella è nato, Hernandez, terzino del Milan, per carità, ripeto, è fortissimo come professionista, cioè come giocatore, no? È fortissimo. Come uomo non vale niente. Teo Hernandez ha rischiato di mettere davvero in pericolo l'incolumità di un giocatore per niente, per nessun motivo. Prima gli fa fallo, poi prende il pallone quando il giocatore lo mette a terra, perché tutti dicono quella è spalla a spalla, ma quella è spalla a spalla, gli fa proprio così. E per aggirare l'uomo che è a terra, quindi lo guarda, lo vede, gli tira una ginocchiata in testa, signori, in testa, a pericolo di fargli male davvero. Altro che scontro di gioco, quello è stato qualcosa di voluto, ve lo garantisco. Si vede proprio da quando, dal fatto che quando prende il pallone, no, che gli dà la ginocchiata, viene avanti, si vede proprio la faccia di uno che ha capito quello che ha fatto. E prima di fare il passaggio, il filtrante per Leao, perché poi Leao stava con Venuti uno contro uno a lui, perché Alquist, che è quello che copre Venuti, stava a terra, aveva preso la ginocchiata in testa, gli fa il filtrante. Però prima di fargli il filtrante, guardate la faccia, andate a vedervi gli highlights, si vede proprio un Theo Hernandez preoccupatissimo, sapendo quello che ha fatto e immaginando che il VAR a momenti sarebbe intervenuto per cacciarlo fuori, come era giusto, no, che fosse, e per dare rigore. Invece no, il VAR contro il Milan-Lecce non funziona, vabbè, ma su quello ci siamo abituati, noi leccesi siamo abituati. Però ecco, sciacquatevi la bocca. Quando parlate di Barella, sciacquatevi la bocca. Barella può sì avere degli atteggiamenti un po' che vanno al di là, no? Ogni tanto, sia quando protesta con l'arbitro, sia quando si rotola, è vero. Però Barella quelle cose non le fa. Barella non ha mai tirato una ginocchiata in testa a un giocatore che sta a terra. Teo Hernandez sì. Sciacquatevi la bocca. Andate a parlare di Teo Hernandez. Che persona è? Non parlate solo del giocatore Teo Hernandez. Non fate i tifosetti. Che persona è Teo Hernandez? È una persona indecente, ignobile. Una persona che fa una cosa del genere, per me è una persona ignobile. Va bene? Sacchi, l'Inter e Bara. Che brutta parola, Bara. L'Inter ruba, diciamo. Però lui ha detto quella parola. Vabbè, mister, ma perché ruba? Perché vince facendo debiti.
come se tutte le squadre no, non si indebitassero. Tutte le squadre sono indebitate. Poi l'Inter, è logico, ha ereditato dai tempi di Moratti questa situazione e ci convive. Ma piano piano sta riducendo questi debiti. Nessuno lo dice questa cosa qua. Ma anno dopo anno l'Inter sta riducendo il debito. E certo, chi è disonesto e deve fare il video per andare contro l'Inter, io vi faccio sempre i nomi, no, di questi personaggi che davvero per riempire un video devono dire delle ditemi una parola che non sia una parolaccia, devono dire devono inventarsi delle fantasie proprio, no? E ditemi una squadra che sì, il Milan è vero, ha messo i conti a posto, tutto, e che cosa fa il Milan? Vegeta. Il Milan ha vinto uno scudetto 2 anni fa, regalato proprio. Adesso che mister Inzaghi è maturato, non si vede che è maturato, perché comunque passare dalla Lazio all'Inter non è facile per nessuno. Io quando dicevano tanti, gli interisti stessi, no, gliene dicevano tanti a Inzaghi, mi incazzavo, dicevo madonna, lasciatelo lavorare questo, perché il gioco comunque si vede. Certo, poi sbagliava quando faceva i cambi, no? Perché si era fissato con quei cambi ruolo per ruolo, oppure quando uno veniva ammonito. Adesso Inzaghi è maturato, è diventato un grande allenatore, ha dato un gioco a questa squadra che le altre squadre se lo sognano un gioco così. L'Inter vince non limitandosi a vincere, basta, l'Inter fa 3, 4 e anche 5 gol, e chi è che ha preso 5 gol in questo campionato? Ditemelo voi. Proprio quelli che si lamentano perché non sanno più cosa dire. Allora, mister Arrigo Sacchi, io ti stimo, no? Hai fatto diventare grande un Milan, no? 30 anni fa gli hai fatto vincere le Champions, ma adesso basta. È il momento di tacere e di ritirarsi a vita privata. Io capisco, no? L'amore per i tuoi colori, capisco che a te non dà fastidio che una squadra così possa vincere giocando in questo modo. Io lo capisco davvero. Però adesso è il momento di ritirarsi a vita privata. Ne stai dicendo così tante. Hai fatto un libro, no? Hai scritto un libro che adesso i milanisti si compreranno perché troveranno un sacco di pagine dove ci sono scritte tutte le cose contro l'Inter. Va bene, tanto i soldi non ti mancavano, fatti anche altri soldi con i tuoi milanisti che neanche guardano le partite. Allora interessa guardare il risultato sul televideo, poi si informano se c'è stato un rigore, così dicono ecco l'Inter ha vinto sul rigore. I pagliacci, perché quello secondo voi la partita si guarda. Quando fai il video, no? Che dice ecco i pagliacci, no? E fa vedere che sta guardando la partita, ma secondo voi si è vista la partita? O ha acceso la televisione in quel momento, dopo che ha saputo che ha avuto il rigore e tutto? L'ultima cosa e chiudo il video. Ieri mi sono goduta la conferenza stampa, no? Di Pioli e Bennacer. Bennacer ha detto che 2 o 3 giocatori di questo Milan potrebbero giocare titolari, riferendosi alla partita Real Madrid-Manchester City, no? Titolari sia nel Real che nel Manchester City. Vabbè, i 2 o 3 giocatori sappiamo chi sono, no? Maignan, Teo Hernandez e Leao. Allora, per me l'unico che potrebbe giocare titolare, e comunque se la giocherebbe, cioè non di titolare indiscusso, se la giocherebbe, per me è Maignan. Io Maignan lo stimo come portiere, anche se sta facendo, cioè, diciamo, ogni tanto l'errore lo fa, no? Molto spesso prende il gol sul primo palo e tutto, però Maignan è un bravo portiere, un grande portiere per me. Ma voi davvero pensate che Teo Hernandez giocherebbe titolare nel Real Madrid? Pensate che Teo Hernandez giocherebbe titolare nel Manchester City? E voi pensate che Leao giocherebbe titolare nel Real Madrid o giocherebbe titolare nel Manchester City? Io giuro, pagherei per vedere le facce dei giornalisti mentre Bennacer rispondeva a questa domanda. Chiudo il video dicendo: quando parlate di Barella, sciacquatevi la bocca.